Anche quest'anno la caccia ufficiale, come sappiamo bene, dovrebbe iniziare la terza domenica di settembre. In realtà, come tutti gli anni, è iniziata prima. Siamo già diciamo, con i fucili spianati. La prima no nostra preoccupazione è la carenza di controlli su quella che viene definita la patria del bracconaggio italiano. Abbiamo effettuato una ricerca, abbiamo uno studio che si può trovare sul nostro sito e abbiamo, attraverso le notizie della stampa, quindi è solo la punta di un iceberg, abbiamo steso il numero degli illeciti venatori, sul territorio italiano. Come si può vedere, Brescia è sempre in testa, sia in ordine di bracconaggio, e sia, diciamo, in ordine di illeciti penali. Quest'anno è iniziato male, nel senso che già prima appunto dell'inizio ufficiale della stagione venatoria, proprio l'altro ieri, domenica, abbiamo scoperto un ennesimo uccellatore nella provincia, nel comune di Provaglio di Iseo, quindi vicino alla riserva naturale delle Tortiere. I volontari della Lega Ambiente SVA e della LAC, l'Abolizione Caccia, hanno potuto constatare che è stato scoperto un fornitore grossista, cioè sono stati trovati qualcosa come più di 200 uccelli pronti per essere venduti, catturati e già spennati. Il bracconiere ex cacciatore è già due volte preso. Le pene della 157, la legge sulla caccia, sono così irrisorie, ridicole, che vale di più per un bracconiere professionista che prende gli uccelli correre questo rischio piuttosto che seguire la legge.